Una nuova lista civica si affaccia nel panorama politico fanese in vista delle prossime elezioni amministrative. È la lista Insieme è meglio che va in appoggio alla rielezione del sindaco uscente Massimo Seri. Insieme è meglio è l'espressione di cittadini con svariate esperienze lavorative e formative, professionisti ed artigiani o facenti parte dell'associazionismo fanese che vogliono mettere in campo il loro patrimonio culturale e personale per il bene comune, fornire spunti e proposte utili alla città. Contenuti freschi ed innovativi ed idee originali sono il tono distintivo di questa lista, che più civica di così non si può, ma che in 9 punti delinea bene i campi in cui vuole incidere. Tutti presentati dagli 11 fondatori nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta sabato mattina e che ha visto riempirsi l'ex chiesa di San Leonardo. Tante persone che sono venute qui a darci il loro sostegno e per noi è una carica. Poi ci chiamiamo Insieme Meglio, quindi vedere che la città è insieme a noi, insomma, speriamo vada bene, speriamo di riuscire a spiegare al meglio i contenuti che abbiamo, perché abbiamo molti contenuti e li vogliamo raccontare tutti. Quindi speriamo che sia l'inizio di un bellissimo rapporto e percorso. Sociale, urbanistica, commercio sono ben presenti, oltre che nel programma, anche nel DNA di molti fondatori. Come presidente degli imprenditori balneari delle Marche, porterò avanti delle tematiche legate al turismo, perché sappiamo che nel mondo del turismo non ci si può più improvvisare, richiede un'analisi scientifica dei dati e gli obiettivi da raggiungere, ed è questo il contributo che voglio portare alla lista Insieme, un lavoro di squadra, appunto, come dicevamo. Sport, territorio e turismo sono altri comparti da sviluppare, dove l'esperienza maturata e le competenze possono fare la differenza. Sentimenti tanti, come anche le sensazioni, ma quello che mi passa nella mente, come ho sempre fatto, è quello di iniziare un percorso che possa portare dei bei risultati, questa volta un percorso politico che comunque sempre quello di creare una bella rete come abbiamo fatto fino adesso con le realtà del territorio per trovare degli obiettivi sani per la nostra città. Questo è un po' il pensiero che ho oggi, pensare al metodo di lavoro. Abbiamo costruito in 8 anni un percorso fatto di persone prima che di altre cose, e vorrei portarlo, insomma, anche in campo politico. Quindi direi che insomma, via, mi sono messo in gioco e sono contento di farlo.